fare? Stiamo dicendo che questa riforma è indubbiamente un passo in avanti, significativo, importante, determinante rispetto a alcune questioni di cui si parla da 30 anni, cioè fine del bicameralismo paritario, perché insomma, per chi viene dalla mia storia, per chi viene dalla storia mia di Furfaro, insomma, era nelle tesi dell'Ulivo del 1996, ricordo il discorso di Nilde Iotti di Piombino del 1975, le tesi del Partito Comunista, insomma, fine del bicameralismo paritario è una cosa che sta dentro tutta la nostra storia, ne discutiamo da circa 30 anni. Ordine le competenze nella materia concorrente tra Stato e Regioni, insomma, finalmente si fa chiarezza. Allora, vi fermo un istante perché poi Furfaro... So che Furfaro vuole rispondere perché venite dalla stessa storia, ma avete idee molto diverse. Aspetti un attimo, Gaspari, devo parlare dei duelli TV, perché questo referendum è diventato il referendum dei duelli TV. Alcuni però sono dei duelli TV imposti. A proposito dei duelli TV, ma lei che ha fatto la tesi su De Mita? Sì. Lei ha fatto la tesi sulla comunicazione politica di De Mita. Ma che ne pensa del duello Renzi-De Mita? Mi incuriosisce molto. Allora, naturalmente l'ho guardato con molta attenzione. Ho trovato, devo dire... L'ha studiato? No, vabbè, ho studiato. Prima facevo un altro mestiere. Ero ricercatrice all'università e mi occupo... Cioè ricercatrice, cultrice della materia, non ricercatrice. Diciamo le cose come stanno, sennò poi mi ritrovo quelle che mi fanno... Sulla rete l'ammazzano, sì. No, collaboravo con una cattedra che è metodologia della ricerca sociale, ho dato una tesi in quella materia lì, occupandomi in particolare di perché a me ha molto colpito proprio quello, la comunicazione così diversa tra i due, i due mondi che proprio in qualche modo non si incrociavano. Esattamente, nella mia tesi paragonavo il discorso politico di Craxi a quello di De Mita, anche là c'erano due storie completamente diverse, e anche in questo caso venivano fuori proprio due registri completamente diversi. Ecco, De Mita mi ha dato un po' l'impressione di essere fuori contesto. Lui è un uomo molto colto, molto interessante, dai ragionamenti raffinati anche, quindi insomma questo, anche questo è stato evidente. Intellettuale della Magna Grecia, ebbe a dire Gianni Agnelli. Però assolutamente fuori contesto e mi è dispiaciuto vedere insomma che anche... insomma. L'ha asfaltato Renzi De Mita, secondo lei? No, non entro nel mezzo, asfaltato o non asfaltato. Secondo me De Mita non aveva nemmeno letto la riforma è stato abbastanza evidente quando per esempio ha parlato di voto, di fiducia, era un po' disinformato. È stata ecco. Una gaffe che ha fatto e si è corretto all'istante però su quella. Però intendeva visto, la legge tutti... elettorale. Allora, noi abbiamo provato a immaginarci i duelli che vorremmo vedere in TV e temo che non vedremo. Guardate.